Wow ragazzi e bentornati! Oggi parleremo un attimo di quello che sarà il futuro dei nostri biglietti e di questi lama. Allora, senza perdere troppo tempo, innanzitutto sappiate che la Epic è la seconda volta che torna sui loro passi. Ciò cosa significa? Che la Epic, giorni fa, aveva rilasciato su Reddit un post che ci spiegava qual era il futuro dei nostri biglietti. Non andrò a citarvi il primo post per non creare troppa confusione, andrò a citarvi solamente il secondo e ultimo, però ringraziando comunque i commenti sotto quel post della community, i nostri biglietti avranno un esito diverso. Come voi tutti ben ricorderete, all'inizio della stagione avevamo i lama spia, contenenti il soldato, l'intimidatore, il doppio giochista, il ciclope, lo spruzza peperoncino, la trinità, il pulitore, l'estigatore e il colpo distinto. O meglio, ci fermiamo alla trinità e lo spruzza peperoncino, le altre tre fanno parte del set ma uscirono nello shop. Comunque, dopo solo un mese dalla loro introduzione, i lama e i nostri biglietti furono convertiti. Ciò cosa significa? Che tutti i biglietti che avevamo accumulato in quel mese ci furono trasformati automaticamente in lama spia. Però il tempo fu solamente di un mese, quindi non avevamo tutti questi biglietti e non c'erano ancora i dungeon. Successivamente furono introdotte le armi e gli eroi pirata, quindi tutte armi che comunque conosciamo già abbastanza bene. È il secondo anno che vediamo questo set, quindi in questo caso magari avevamo già un po' tutto. In questo caso abbiamo comunque avuto altri 2-3 mesi forse, in cui era possibile farmare un sacco di biglietti con i dungeon. Addirittura ho visto screen di persone che ne avevano oltre 100.000 di biglietti. E cosa è successo? Che le persone si sono lamentate perché avevano avuto solamente un mese di tempo per ottenere le armi del set spia. Ovviamente ci sono anche gli eroi che fanno parte di questo set: Kai l'artificiere con la corazza, Knox oro, spada tempesta gendarme, agente sul camporio e Buzz sotto copertura. Quindi quale sarà il futuro dei nostri biglietti in questo caso? Salve comandanti, vogliamo dare a tutti un avviso su dove siamo arrivati con la conversione dei biglietti avventura. All'inizio di aprile l'evento spia si è concluso e i lama sono stati sostituiti dai lama pirata. Quando si è verificato questo scambio si è attivata una conversione di tutti i biglietti che i giocatori avevano in quel momento e sono stati automaticamente convertiti in lama spia. Ciò cosa significa? Che tutti i biglietti che erano stati accumulati nel primo mese, se non spesi, alla fine del primo mese, quando i biglietti furono convertiti, quando i lama cambiarono per intenderci, i biglietti furono convertiti tutti in lama spia. Però appunto avevamo avuto solo un lasso di tempo di un mese per ottenere tutti questi biglietti. In base al rapporto di stato casa base abbiamo comunicato che i lama di fine stagione sarebbero ancora i lama spia. Per chiarire, la conversione di cui stiamo parlando è avvenuta alla fine della narrativa spia, piuttosto che alla fine della stagione. Dal momento che è stato possibile ottenere le armi spia solo per un periodo di tempo limitato e la conversione anticipata non è stata completamente comunicata in tempo, stiamo programmando di convertire tutti i biglietti avventura in lama spia, con l'arrivo della nuova stagione di Fortnite il 17 giugno. Faremo una conversione finale di tutti i biglietti avventura rimasti in lama pirata alla fine dell'evento Blockbuster, in programma per il 30 giugno. Ciò cosa significa? Significa che quando la stagione finirà, l'evento Blockbuster andrà avanti per altre 2 settimane, quindi l'evento degli abbietti cromati per intenderci, no? Con comunque anche tutti gli incarichi relativi. In quel lasso di tempo, i biglietti che accumulerete, alla fine di quelle 2 settimane verranno automaticamente convertiti in lama pirata. Quindi niente di cui preoccuparvi per ora, ne parleremo più avanti di ciò. Ti faremo sapere se questo cambia per qualsiasi motivo. Se vuoi i lama pirata invece dei lama spia, spendi i tuoi biglietti prima del 17 giugno. Ci scusiamo per la confusione e l'inconveniente che ciò può aver causato, ok? Praticamente vi dicono che se volete i lama pirata di spendere i vostri biglietti adesso, in quanto i lama pirata sono ancora disponibili, ma tutti i biglietti che vi rimarranno verranno convertiti in lama spia alla fine di questa stagione, che cadrà in concomitanza comunque con la fine della stagione di Battle Royale. Alla fine della stagione avremo altre 2 settimane di Blockbuster e in quelle 2 settimane tutti i biglietti che accumulerete verranno convertiti in lama pirata. Questo però non vi interessa. Ricordatevi che i biglietti che terrete ora verranno convertiti in lama spia alla fine della stagione semplicemente. Mi spiace dirvelo, ma per i lama compleanno, che vengono sempre introdotti intorno al compleanno di Fortnite, ovvero dalla settimana del 25 luglio al 31 luglio, dovrete probabilmente iniziare a farmare i biglietti alla fine dell'evento Blockbuster. Io ragazzi spero di esservi stato abbastanza d'aiuto, se avete ulteriori domande mi raccomando fatemele qua sotto con un commento, vi invito a lasciare solo un bel pollice in
su, attivare la campanella perché in caso comunque la Epic cambia idea vi farò un altro video in cui vi aggiornerò e comunque vedremo insieme i vari cambiamenti, quindi è una regola fondamentale attivare la campanella. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!